Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, iniziamo novembre. Bisogna giocare in casa contro il Sunderland. La classifica attuale è questa, perché non avessi visto il video precedente o perché non se lo ricordassi. Siamo a 3 punti dalla seconda e noi siamo primi, scusate. E niente, iniziamo la partita. Allora, se non sbaglio, se non ricordo male, perché è passato qualche giorno dall'ultima volta che ho giocato a FIFA, per quanto riguarda questa serie, e se non ricordo male, appunto c'era Witzel infortunato. Fatemi vedere. Sì, ok. E oltre a ciò, vorrei far giocare Mbemba titolare. Vorrei fare un po' di turnover. E basta. No, vai. Faccio giocare anche Odegaard e Czerny. Vai, iniziamo. Scusate, diciamo questi. Questa è la sempre iniziale un po' così, no? Diciamo con po' sicurezza, però non mi ricordavo determinate cose, ecco. Battono il calcio inizio l'avversario e la partita inizia. Dai, bimbi, cerchiamo di iniziare a modino. Attenzione, attenzione! Mamma mia, subito così, il Sunderland. Per male Donnarumma non la fa entrare. Occhio! Mamma mia, Zuma ci ha messo il piedone, ed è meno male, chissà come poteva andare a finire se no. E vai Odegaard! No! Dio buono! E vai Odegaard! Dai, cerchiamo di sfruttare queste occasioni, eh! Meno un gol! Vai che lescione, pensaci te! Dai, Valode! Bene! Così! Però chiaramente non va, come del resto non sono andate tutte le occasioni create da noi finora. Finisce così il primo tempo, 0-0. Sicuramente non è una partita noiosa, perché due occasioni ce ne sono state parecchie. Il problema è che, vabbè, facendo un resoconto sì generale da tifoso e non da... anzi, da spettatore e non da tifoso del Newcastle. Occasioni ce ne sono, il problema è che tutte e due le squadre ne buttano dentro, nemmeno una, non concretizzano niente. Comunque, per quanto ci riguarda, 0-0, bisogna cercare di fare almeno un gol, di concretizzare almeno un'occasione. Cambio, allora se non ricordo male, infatti avevo visto con la coda dell'occhio a fine primo tempo che Odegaard rispetto agli altri era più stanco, quindi metto subito Tielemans. Poi no, Dembélé non lo metto, almeno per ora. E no, basta così. Pensavo a Perez per sostituire qualcuno e fa un po' riposare uno dei due, ma più o meno sono sempre abbastanza, diciamo, carichi, ecco, tutti e due gli attaccanti. Quindi per ora rimango così, faccio solamente il cambio con Odegaard. Anzi, cambio di Odegaard per Tielemans. No! 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 Però forse è fuori gioco, perché avevo visto qualcosa di strano ai movimenti. Non è che avevo sentito il fischio. Sai, quando esulta così c'è qualcosa che non va. Di solito. Ci è andata bene, anche stavolta. Dai, ora, vai Yuri. Guarda che lescione. Dai, che lescione. Finta. Rientra ancora. Finisce così, 0-0. Iniziamo il video con un pareggio. Non so se è un buon pareggio o è un pareggio stretto, perché come vedete dalle statistiche sembrerebbe che il Sunderland sia stato più pericoloso, e forse un po' lo è stato. Però allo stesso tempo mi domando se facevamo almeno un gol, come sarebbe andata la partita? Vabbè, comunque l'importante è non aver perso, ecco. Seconda partita, e che partita! Si gioca fuori casa contro il City, quella che momentaneamente è la seconda. Diciamo che, vabbè, in maniera molto a grandi linee, in maniera molto superficiale, momentaneamente è, diciamo, la sfida a scudetto, se si può definire così. Non sarà così probabilmente, però resta di fatto che quello che posso garantirvi è che per quanto ci riguarda è sicuramente un big big match. Qui detto questo, va bene così la formazione, ho tenuto vizio, iniziamo la partita. Battevano il calcio inizio e questa partita inizia. Dai bimbi, è difficile, però se giochiamo come sappiamo giocare, anzi se buttiamo dentro quei pochi palloni che possiamo buttare, la partita può assumere un altro aspetto, può sicuramente essere diversa. Vedi la partita contro il Liverpool. Attenzione, mamma mia, un tiro strano, però giustamente preso poi da Donnarumma.
Vai Calescione! Vai Calescione ancora! Calesci! Iannascio! 1-0! La sblocca lui! Gol dell'ex! Eh sì, perché per chi non lo sapesse, ma non credo. Lui giocava proprio nel City. 1-0, la sblocca lui al 32esimo. Iannascio! Attenzione! Bravo Donnarumma! Sempre così, perfetto. Finisce così il primo tempo, un buon primo tempo per noi, 1-0. Siamo stati bravi a concedere poco al City e lo siamo stati altrettanto a trovare il vantaggio. Bene così, cerchiamo di tenerlo questo vantaggio. Vai Dembélé, guardalo Gabigol, vai Gabigol, Gabigol, 2-0, e andiamo al 53esimo, bella roba, bravi bimbi, mi siete proprio garbati, una buonissima azione, e Ale, così, attenzione, attenzione, no, mamma mia, via, bravo Gigio. Cambio. Allora, dato che il risultato sembrerebbe permettercelo, allora, Odegaard, come sempre, si lava Tielemans. Levo Bailey, che l'altra volta ha giocato, e Dembélé no, quindi è giusto che giochi un po' di più. E metto Martè per Vizio. Vai. Vai che sono scoperti. Guarda Dembélé di là. Bravo Gabigol. Vai Dembélé. No, ancora Odegaard. Non ci voglio. Ma dai, qui ce lo siamo clamorosamente mangiati il gol, eh. Vabbè, meno male sta su 2-0. No, mi giravo qui nelle scatole. E finisce così. Un bellissimo 2-0 contro il Manchester City. Grandi bimbi. Oh, partita super, eh. Perché sì, vabbè, guardate le statistiche, sì, ho fatto qualche tiro, ma se tiro dalla distanza, tiro sì, ok, vengono risultati come tiri, ma in realtà, cioè, sono tiri sicuramente non pericolosi. Comunque, meritatissima vittoria, ve lo posso garantire, considerando anche il palo di merda preso da Odegaard, così. Comunque, la classifica attuale addirittura riceve i primi a 5 punti dalla seconda, vabbè. Anche 5 dalla terza e 6 dalla quarta, che adesso è il City, cioè diventa il City perdendo. Bene così, terza partita e anche la terza partita è un altro big match, perché si gioca contro la terza barra seconda, perché sono praticamente a pari punti, vabbè, stando alla classifica, si gioca contro la terza in casa contro il Tottenham. Allora vediamo un po', va bene sì per quanto riguarda la nostra maglia, direi di far giocare del Tottenham con questa maglia veramente inguardabile, perché per me è inguardabile. No, tolgo Zuma, faccio ripresa a Zuma e metto Mbemba e lavo Witzel e metto Martei. Per il resto va bene così. Iniziamo. Battiamo, se non sbaglio, un'altra volta il calcio inizio noi e la partita inizia. Dai, bimbi. Attenzione, bravo Donnarumma, anche se vabbè non era un tiraccio, ecco, era abbastanza semplice. Ai. 1-0 Tottenham. Chi è quello che ha fatto gol? Che non lo vedo da qui. Janssen. Se si pronuncia così. Ai. Vai, che lescione. Buttala dentro. Non ci voglio rete. A parte che non so se l'aveva tirata dentro. Cioè, se il tiro era indirizzato ad andare in porta. Resta di fatto che ci ha messo il piedone. Janssen, fra l'altro, l'autore del gol di loro. Finisce così il primo tempo. 1-0 Tottenham. Ok, stiamo perdendo. Però credo. Vabbè, credo, non lo so, perché non so quante azioni poi verranno fuori notando il video. Resta di fatto che comunque noi si sta spingendo parecchio. Dopo il gol si è cominciato a spingere veramente parecchio. Speriamo almeno di trovare il gol del pareggio. E speriamo soprattutto di non prenderne altri, sennò diventa veramente un problema. Vai Ciccio Martei! Maremma cane. È rigore! No, tio buono, ci ho fischiato. Invece no, ho fatto fallo bene. Porca miseria, non vedi appoggiare il tondo a ruota. E ho messo il tondo, scivolata, quindi di conseguenza è scivolato. E ha fatto fallo e ha preso il giallo. Tanti auguri. Cambio. So che manca poco e sotto certi punti di vista può essere anche inutile.
Però lo voglio fare uguale. Voglio togliere Odegaard e togliere Chiellescione per mettere Czerny. Vizia no, va bene sì perché Martino sta giocando male. Mamma mia, Gabigol! Mamma mia, Gabigol! Non sbaglia il passaggio. Vai, Gabigol! No! Maledetta la miseria. Boia sul finale. Finisce 1-0, abbiamo perso, però secondo me usciamo parecchio a testa alta, perché sì, ok, chiaramente sbilanciandosi un po', perché comunque giocavo poi con modalità offensiva, a volte si è rischiato anche di prendere 2-0, però allo stesso tempo si è rischiato anche svariate volte di pareggiare la partita, quindi il risultato più giusto secondo me doveva essere pareggio, purtroppo per noi però è andata male. E vabbè, ci può stare, dai, alla fine comunque come vedete siamo sempre primi. A 2 punti dalla seconda che è proprio il Tottenham. Allora, come vedete dalla scritta in alto a sinistra c'è scritto dicembre 2017, quindi di per sé siamo entrati nel mese di dicembre e io in teoria dovrei arrivare alle conclusioni. Invece no, perché? Perché come vedete abbiamo fatto 3 partite a novembre e dovremmo farne 6 a dicembre, quindi per cercare di bilanciare un po' le cose, direi di fare almeno questa partita qua, ovvero questa qua che ci vede giocare fuori casa contro il West Bromwich. Diciamo che questa serie, per magari chi non segue la serie, so che può risultare un po' strana, un po' stonata, perché dice, ma come, ho fatto sempre mese in mese, ma in realtà, per chi non lo sapesse o per chi non se lo ricordasse, questa cosa l'ho già fatta nella precedente stagione, non mi ricordo chiaramente con precisione il mese, però la feci già, che feci metà a metà, perché c'erano troppe partite in un mese e troppe poche in un altro, quindi feci metà a metà. Questo è il fatto che comunque dicembre poi è divertente, eh? Comunque, detto questo, niente, andiamo a fare quella che è l'ultima partita di questo video qua, ovvero, come ho già detto, la partita che ci vede giocare in trasferta contro il West Bromwich. Allora, le maglie, no, direi di mettere questa, ok, per quanto riguarda loro. Sì, vai. Oh, Tà è diventato 84, guarda Ganzo. Così come Gabriel 83. Ma forse lo era già da prima. La partita è iniziata, scusate, era un attimo solo a pensiero. Comunque era battuto il calcio inizio all'avversario e niente. È iniziata, come ho già detto. Dai, eh. Vai, Gabigol! Dio buono, te! Ho fatto una bella ossa al portiere, peccato. Zuma! È lì! Eccola lì! Vabbè, Zuma! Però in realtà credo sia stato un autogol. Vabbè, chi se ne frega, l'importante è il fatto che aveva sbloccato la partita. Fatemelo rivedere. Eh sì, hanno fatto essere il portiere Brandt, l'11 lì. Bene così, 1-0 noi. Ah, che lescione! Boia. Prospettiva, eh. Sembra che sia uscita veramente di poco. Attenzione, no, 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 lava, 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 lava la Witzel. Aspetta. Pedatone via. Vai, sono tranquillo. Insomma. Finisco con questo grandissimo tiro. Il primo tempo. Stavolta, a differenza della partita precedente, concludiamo noi il primo tempo in vantaggio. 1-0. Il risultato è sempre molto minimo. Lo scarto è sempre minimo. Però alla fine ho 1-0, 28-0, alla fine della partita 3 punti rimangono uguali. Vabbè, detto questa cazzata mia, niente, faccio un cambio, vado a togliere Witzel che oggi non lo vedo in formissima, per metta Martei e basta, inizio il secondo tempo, poi eventualmente faremo dei cambi dopo. Bella roba che lescione. Non si becca ma la porta che lescione, eh? Si fa le ossa belline prima e poi dopo ci si perde nel tiro. Vai. La chiudiamo, cazzo? Maremma, cane che lescione. Comunque, voglio fare un cambio, dato che però è uscito. Allora, togliamo Tielemans. Mettiamo, come sempre, buono Odegaard. E levo Dembélé. E Anascio non lo lascio, anche se non è molto, molto, molto in forma. Nel senso, è un pochino stanchino. Stanchino, quindi stanchetto, non mi garbava. No, e lo levo lasciare e deve far go. Via. Vai che le show! Oh!
finalmente, di testa. Lui deve averlo il problema, non è piedi, di testa si fa gol. Finalmente, che lescione, all'81esimo, 2-0, partita direi che abbastanza iusa. Schiocca. Finisce così, 2-0, bella vittoria, eh? Poteva essere benissimo un 3-4-0, se solo che lescione ci avesse avuto per quanto riguarda questa partita, di piedi fatti un po' meglio, però vabbè. No, bene così, da 2-0 va strabene. Eccoci qua, 11 dicembre, mi fermo qua. Perché, come ho già detto prima, già tanto aver fatto la partita contro West Bromwich, l'ho fatto solamente per cercare di equilibrare un po' i mesi, diciamo, le partite tra novembre e dicembre. E niente, quindi, come avete già visto, per quanto riguarda quello che vedrete poi nel prossimo video, ci sono sbotto di partite, 5 partite nel giro di 2-3 settimane, quindi probabilmente c'è da fare un po' di cambi. Cercare di non essere troppo stanchi, o perlomeno essere stanchi il meno possibile. E tra l'altro sono belle partite, perché se non sbaglio c'è, vabbè, se va a vedere, guarda, si fa prima, mi pare ci siano Arsenal, United, Chelsea, Leicester e Everton, boia. E insomma, questo è quello che poi succederà nel prossimo video. Per quanto riguarda come siamo messi adesso, siamo secondi, era una partita in meno dalla prima, che momentaneamente è il Tottenham a 30 punti, quindi regola, se dovessimo vincere, pareggiare non lo so, se si pareggia non so se si va a pari punti, siamo primi o si rimane secondi. Comunque, se dovessimo vincere andremo a 32 punti, saremo primi. Tra l'altro gioco contro l'Arsenal, che è terza, che da noi dista 4 punti, quindi sarà un altro big match, sia perché è terza, ma perché comunque è pur sempre l'Arsenal, cazzo. Comunque, questo è quanto. E cose da dire? Sì, un'altra, per quanto riguarda i discorsi del prossimo video. Era meglio se dividevo le cose insieme, però vabbè, l'ho voluto fare così, l'ho divise, ecco. E, siccome da ora sino a dopo Befana inizieranno più o meno le feste, e poi ho degli impegni lavorativi e altri vari problemi che mi consentiranno di fare pochi video. Per mia fortuna ho terminato la serie di Formula 1, quindi diciamo che ho meno impegni dal punto di vista del registrare i video. E cosa voglio dire con questa serie? Voglio dire che probabilmente usciranno veramente da qui a dopo Befana pochi video, o nel peggiore dei casi non usciranno video per quanto riguarda la serie di FIFA, perché comunque non sembra, ma per quanto mi riguarda il fatto di scorso di registrare, la cosa mi prende parecchio tempo, e facendo due conti ho poco / niente tempo a disposizione, quindi non so quanti video usciranno. Ripeto, può darsi che ne usciranno pochi o addirittura niente, vedremo. Tanto che è uscito già qualcosa. Proverò, almeno per essere, diciamo, un po' più coerente con la realtà, a far uscire il prossimo video entro la fine dell'anno. Sì, perlomeno anno nuovo si parte anche via nel gioco in gennaio, ecco, per farvi capire. Vediamo un po'. Io l'ho detto solamente per essere corretto, ecco, per non dirvi me lo sono scordato, ma per dirvi il perché eventualmente. Poi magari mi va tutto bene, non ho delle problematiche, soprattutto le varie tempistiche, e continuo a fare video così, magari ne usciranno 2-3 a settimana. Non prometto niente, per ora rimango pessimista. E niente, fine. Vabbè, detto questo, niente, arrivo alle conclusioni. Spero comunque che abbiate recepito il messaggio. Alle conclusioni, come sempre, grazie in primis per la visualizzazione, e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. PS. Tra poco inizia il calciomercato invernale. Se avete qualche nome, mi fa piacere. Se me lo scrivete, insomma, se me lo dite, ecco. Poi dipende chiaramente in quanto tempo me lo dite e che nome mi dite, chiaramente. Via, detto questo, niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!